proporvi i nostri video della rubrica All'uso lo stesso, perché forse come saprete in questo momento i musei e le mostre sono chiusi, quindi non si possono visitare. Allora proveremo proprio noi a raccontarvi delle curiosità sulle opere della mostra Cronache dall'Ottocento in corso e sicuramente ci divertiremo insieme. Questo appuntamento è per tutte le domeniche, quindi seguiteci insomma sui vostri social, noi saremo qui per raccontarvi di tutto di più e anche sul museo, non solo sulla mostra. Partiamo con uno dei primi dipinti che abbiamo nella galleria di accesso a questa mostra. È un grande dipinto realizzato da un pittore che si chiamava Carlo Bossoli, un pittore dell'Ottocento e che rappresenta una delle vie più centrali della città di Milano. Quest'opera si chiama La corsia dei servi a Milano durante il Carnevale. In effetti vediamo una lunghissima strada del centro di Milano alle spalle del Duomo. Ecco, lo vedete proprio qui immerso nella nebbia sullo sfondo. Questa grande via, molto importante, signorile, con dei bei palazzi, ecco, vede al centro tutta una serie di persone, tantissima gente che stanno festeggiando il Carnevale. E quindi qualcuno a piedi, qualcuno invece sui cavalli, con dei costumi particolari, addirittura con le trombe. Però, se andiamo a guardare nel dettaglio, vedrete che le persone stanno lanciando dai balconi qualcosa di bianco. Quindi vedete proprio questi fiotti, queste scie bianche. E di che cosa si tratta? Erano proprio i coriandoli, ma non immaginate i coriandoli colorati di carta, cioè quelli che usate voi durante la festa di Carnevale. Si trattava proprio del seme della spezia che si chiama coriandolo. Venivano lanciati dai balconi, però questi semini erano rivestiti di gesso oppure di zucchero. Ecco perché bianchi. Col tempo sarebbero passati in disuso e vennero inventati i nostri coriandoli di carta. E a proposito di Carnevale, vi ricordate del nostro Arlecchino? Lui non fa parte della mostra e delle collezioni del museo. Ecco, noi l'abbiamo realizzato in bianco e nero e lo potrete trovare e scaricare al link che vi mettiamo nella descrizione. Per cui stampatelo, coloratelo e fateci vedere che cosa siete riusciti a fare.